Come dicevo già nella prima lezione, Onorio sposta la capitale da Milano a Ravenna, ma non si dedica alla costruzione di una capitale. Di questo abbiamo spiegato il senso. Di fatto però Ravenna sul finire del secolo era diventata la sede episcopale rispetto a Classe, che era la sede originaria, e quindi già sul finire del IV secolo noi abbiamo la realizzazione, la costruzione di alcuni edifici di grande importanza. Il primo è la cattedrale costruita dal vescovo Orso e quindi chiamata Cattedrale Ursiana, ripeto, alla fine del IV secolo, della quale però noi non abbiamo praticamente più nulla perché la chiesa è stata ricostruita nel Settecento. Quello che invece ci rimane è che è testimonianza non solo della cultura della fine del IV secolo, ma primo esempio fondamentalmente della cultura musiva della metà del V secolo, è il cosiddetto battistero degli ortodossi o battistero neoniano. E dico subito, così per chiarire il discorso, gli edifici di Ravenna sono costruiti in laterizio. L'esterno di questi edifici è estremamente semplice, non ci sono sovrastrutture, sono limpidi nella costruzione e nella definizione dei volumi. Alcuni elementi derivano alle costruzioni ravennati, come vedremo, dal mondo bizantino. Però in genere queste costruzioni sono estremamente limpide nella definizione dei volumi. All'interno, al contrario, erano rivestiti di questi mosaici che, come vi ho già detto, servivano a dare l'idea di una narrazione che doveva portare coloro che entravano nello spazio sacro, doveva portare all'interno di un mondo che era il mondo della definitività, cioè il mondo della redenzione compiuta in Gesù Cristo. Questo noi lo troviamo benissimo nel battistero neoniano, costruzione ottagona, come erano in antico i battisteri, e che all'esterno presenta proprio un parato semplicissimo in mattoni, e che invece all'interno è un vero e proprio scrigno un vero e proprio scrigno d'arte, proprio perché è decorato, ed è il battistero di Ravenna, dei due battisteri, è quello più decorato e che ha mantenuto completamente la sua decorazione. È completamente decorato con mosaici, marmi, anche delle lastre marmoree di diverso colore, che riecheggiano quello che era il modo di decorare all'antica dei Romani. Quindi il battistero neoniano, vi dicevo, costruito sul finire del IV secolo, viene riattato, viene risistemato da questo vescovo, il vescovo Neone, che verso il 458 sostituisce la parte superiore che era piana con una cupola, la cupola che noi vediamo tutt'oggi, e fa decorare tutto l'edificio con i mosaici che ancora noi oggi vediamo. Cerchiamo di comprendere quella che è la decorazione. La decorazione, possiamo dire, si divide in tre registri. Il primo registro, quello al piano di Calpestio, è determinato, definito da grandi archi sostenuti da colonne con capitello classico. Questi grandi archi all'interno sono in parte decorati con delle lastre di marmo a forme geometriche, mentre l'esterno dell'arco è decorato invece con delle figure, con dei grandi racemi, con delle grandi volute vegetali che sono poste su fondo blu. Quindi questi grandi racemi, queste grandi volute di acanto, che sono fondamentalmente di carattere decorativo, servono per dare
per dare il senso di questa prima, di questa prima parte della decorazione. Il secondo registro, molto più complesso, ha ancora la stessa articolazione a grandi archi. Questi grandi archi giungono fino all'imposta della cupola. E questi grandi archi corrispondono a quelli del registro inferiore. Questi archi sono pure sostenuti da colonne con capitelli classici, ma queste colonne servono come struttura di sostegno per una elegante costruzione a trifora. Quindi noi abbiamo l'arco principale e poi una costruzione a trifora all'interno della quale al centro si trova la grande finestra, si trovano quindi le otto grandi finestre che danno luce all'interno. I due archi laterali, cioè quelli che stanno accanto alle finestre, sono stati decorati invece con degli stucchi. Questi stucchi raffigurano figure di profeti all'interno di edicole di intonazione classica, o potremmo dire paleocristiana. Quindi hanno delle colonne spesso tortili, dei frontoni classici, tutto però reso in una maniera, potremmo dire, molto meno classica nel senso della classicità aurea, piuttosto è una classicità ormai portata verso quello che è il tardo impero. Perciò si avvicinano di più, possiamo dire, alle raffigurazioni dei dittici e Burnei oppure a quella che era la decorazione dei sarcofagi. Quindi è una interconnessione tra questo tipo di decorazione, che possiamo dire decorazione monumentale perché si trova all'interno di un monumento, e invece la decorazione più minuta, che poteva essere quella dei sarcofagi o dei dittici e Burnei. Questo secondo registro quindi porta all'imposta della cupola, e la cupola possiamo dire è il luogo più decorato, ma anche il luogo più straordinario di questo battistero. La stessa cupola è divisa in tre livelli. Il primo livello è un fregio diviso in otto sezioni tripartite, cioè è stato diviso in otto parti e ciascuna di queste parti ha una ripartizione in tre che simula una specie di esedra. Quindi abbiamo la finzione di due setti rettilinei e di un'abside. Ecco, queste absidi sono state riempite, le absidi sono state riempite con raffigurazioni simboliche. Queste raffigurazioni simboliche sono di due tipi. Da un lato troviamo il trono, un trono senza schienale, sul quale è stata posta una croce. Le rimanenti quattro invece presentano un altare sul quale è esposto un Vangelo, un libro aperto. Questo tema del trono vuoto sul quale è posta la croce, talvolta è posto il Vangelo, talvolta sono posti altri strumenti della Passione, è un tema comune alla cultura orientale, e questo tipo di raffigurazione prende il nome di etimasia, cioè è la raffigurazione simbolica della seconda venuta di Cristo. Ovvero, il trono vuoto non è in verità vuoto, ma è un trono sul quale è posta la presenza, ovvero sono posti quelli che sono i segni della gloria, ovvero il libro che è. Può essere il libro del Vangelo oppure il libro della nuova legge sulla quale il Cristo giudice verrà a giudicare, la croce, che è, come vi ho già detto, lo strumento non tanto della morte, ma lo strumento della gloria, e quindi anche gli altri strumenti della passione che diventano strumenti di gloria. Il trono è il trono sul quale il Cristo verrà a sedere e a giudicare, secondo la nuova legge,
nella sua gloria. Questo è quindi l'elemento che in qualche modo serve da collante tra il presente, che è il presente dell'attesa, e quello che è invece il futuro, non tanto del giudizio quanto della partecipazione alla gloria. Questo è molto importante, la partecipazione alla gloria, perché il momento nel quale il Cristo ritorna è il momento della ricapitolazione. Ecco, quindi noi abbiamo queste raffigurazioni, il trono e l'altare sono in qualche modo lo sdoppiamento dell'etimasia e si trovano questi simboli, si trovano all'interno di queste piccole esedre, di queste piccole absidi, mentre ai lati di queste raffigurazioni principali noi troviamo una sorta di raffigurazione di un giardino, e questo è chiaramente la raffigurazione del giardino nuovo del paradiso, e dall'altro lato invece si possono trovare dei piccoli seggi, quindi delle piccole sedie, e questo è invece tratto dal Vangelo secondo Giovanni, dove al capitolo 14, versetti 1-12, Gesù dice: io vado e vado a prepararvi un posto. E quindi sono i posti vuoti nell'attesa che essi vengano riempiti da coloro per i quali sono stati preparati. Cioè, vedete, è il riecheggiare simbolico proprio di questa attesa di coloro che sono chiamati a far parte del popolo di Dio, grazie a che cosa? Grazie al battesimo. Non è una raffigurazione fatta a caso, questa dell'etimasia e dei posti e del giardino, perché colui che veniva battezzato sapeva di entrare a far parte di una società, di un popolo che aveva come prospettiva quella di entrare nel paradiso, lì dove c'era un posto e lì dove Cristo regnava. Perciò questa decorazione, che è una decorazione a salire, no? Dalla semplice decorazione della base alla corona dei profeti, che sono coloro che raccontano prima quello che accadrà, perché raccontano la promessa, si arriva a questo primo registro della cupola nel quale è raffigurato l'ambiente dove sarai, no? L'ambiente che è il paradiso dove sarai, dove è preparato per te un posto e dove il Cristo sarà lì a regnare. Al di sopra di questo noi troviamo un altro registro, un altro anello, nel quale invece, separati semplicemente da piccolissime, esilissime candelabre vegetali, sono raffigurati i 12 apostoli, sono raffigurati in vesti bianche con alternatamente manti o vesti dorate, e tengono in mano delle corone, ad eccezione di Pietro e Paolo, che tengono in mano, ormai già tradizionalmente fino a quel tempo, l'uno le chiavi e l'altro i rotoli della legge. L'uno è colui che viene investito da Cristo per essere colui che apre e chiude, e quindi colui che definisce chi entra, e l'altro invece che viene a sottolineare quello che è il cammino, ovvero la legge. La legge non è semplicemente fatta di prescrizioni, di decreti, ma è fatta piuttosto su quella che è la legge proclamata, nuova, proclamata da Cristo, che è la legge dell'amore. Perciò Pietro e Paolo diventano elementi fondamentali, sono sempre messi in evidenza rispetto agli altri, proprio perché hanno questa caratteristica simbolica, quella di essere uno colui che introduce e l'altro colui che indica come, indica il cammino, indica come fare ad arrivare lì. Ecco, questi apostoli sono raffigurati su fondo blu, e qui noi ci troviamo davanti a un elemento che è un elemento, non possiamo dire arcaico, ma un elemento che viene ancora dalla cultura romana. E questo bellissimo blu sul quale si vengono a stagliarsi gli apostoli è straordinario, perché dà un senso di grandissima profondità, ma anche un senso di grandissimo respiro alle figure, le quali tra l'altro sono raffigurate ancora con una grande potenza plastica, un grande senso di movimento.
L'elemento nuovo che potremmo dire viene dalla cultura bizantina è questo senso di ierarchicità, ovvero questo senso non dico di distacco, ma di, così, di maestà solenne che viene ad allontanare da quello che, è il, che era il solito modo romano di entrare in empatia con colui che guardava l'opera. Ma questo diventa molto importante e diventa, potremmo dire, essenziale per la cultura bizantina, perché è necessario creare un diaframma. Torniamo ancora a quel che abbiamo detto nella prima lezione. Perché creare un diaframma? Perché comunque è questo tipo di raffigurazione che prende le mosse dalla cultura della corte doveva avere per forza un suggerimento, anzi una indicazione di distanza. Nella corte non si entra tutti. La corte può essere vista, la corte può essere ammirata, ma la corte è la corte. Così è per queste raffigurazioni. Pian piano viene a cambiare un tipo di mentalità e insieme al tipo di mentalità viene a cambiare anche il modo di raffigurazione. Viene a perdersi la tradizionale raffigurazione dei personaggi come personaggi di realtà quasi, dotati di una tensione di realtà notevole, a tutto vantaggio di questa distinzione, cioè proprio il crearsi di un diaframma che diventa obbligatorio perché non soltanto la corte umana, ma la stessa corte celeste ha un distacco. E se la corte umana, la corte terrestre, ha un distacco, potremmo dire, di classe, un distacco determinato dal fatto che questi sono coloro che sono nella corte e questi sono coloro che guardano la corte, e il distacco che si viene invece a creare nella corte celeste non dipende dalla volontà di distaccarsi, quanto piuttosto dal fatto che esista un distacco temporale. Ecco, questo è molto importante. Vi dicevo, noi ci troviamo all'interno di un contesto che è un contesto apocalittico e scatologico, quindi un contesto nel quale il presente guarda a un futuro del quale sa l'esistenza ma non conosce il tempo. Questo distacco viene realizzato e viene verbalizzato, se si può dire così, viene verbalizzato davanti e attraverso il fatto che queste figure assumono sempre più ierarchicità, ovvero assumono un distacco che le porterà sempre di più a stilizzarsi, a diventare elementi di visione e non più elementi di empatia. Qui ci troviamo ancora nel battistero neoniano, ci troviamo in un punto cruciale di passaggio. Gli apostoli che hanno ancora questa forza plastica, questo senso di movimento, le vesti che svolazzano, una capacità, potremmo dire, empatica ancora notevole, hanno già però questo elemento ieratico nei volti, che mantengono ancora una plasticità, come vi dicevo, ma che cominciano a diventare in qualche modo assenti perché non guardano più, scusate il gioco, non guardano più colui che hanno davanti, ma stanno già contemplando. Quindi la ierarchicità viene dal fatto che pian piano si viene a creare questo distanziamento tra quelli che guardano e che guardano in prospettiva e coloro che in questa prospettiva ci sono già. Quindi non guardano questi qui, non guardano più a quelli che sotto li guardano, ma hanno già la contemplazione. La ierarchicità viene da questo. La ierarchicità non viene da un distacco di volontà, ma viene dal fatto che si vede già quello che gli altri non vedono ancora e che gli altri possono solo sperare, del quali stai diventando il punto mediano, perché è molto importante anche questo, cioè questi apostoli, questi santi diventano il punto mediano tra il presente di coloro che guardano e il futuro, che è il futuro escatologico. Quindi per forza devi essere
ieratico, perché quelli che guardano non guardino te, ma comprendano che tu stai già guardando quello su cui loro sperano, capite? È un discorso abbastanza complesso, ma è un discorso che fa in maniera di veicolare un tipo di raffigurazione che pian piano diventerà sempre più stilizzata. Una raffigurazione che sembra addirittura perdere consistenza, perdere valore. Perdere quelli che erano i valori che erano stati conquistati dal mondo classico, dal mondo greco, ma anche poi dal mondo romano. Quella perdita di profondità dal punto di vista della dimensione plastico, della dimensione della realtà o della restituzione della realtà viene perduta non tanto per la perdita di persone e di artefici che sapessero rifare quello che era stato fatto nel passato. Questa è l'accusa che fa Vasari a questo momento. Non è tanto per questo, ma per una scelta estetica, una scelta estetica che non bada al presente, ma bada alla raffigurazione di questo passaggio di cui vi ho parlato e che diventa fondamentale, diventa irrinunciabile. Per la cultura bizantina, cultura che poi darà origine anche a quel grande filone che è il filone dell'icona e il filone dell'arte che possiamo chiamare cristiana orientale, che elimina completamente il contatto, perché l'elemento di contatto, scusate il gioco di parole, l'elemento di contatto è proprio questo elemento contemplativo. L'immagine, l'icona, non ha il compito di parlare del presente, ma ha il compito di indicare il futuro. Perciò le figure diventano ieratiche, perciò le figure diventano, come diremo noi, assenti. Perché, lo ripeto ancora una volta, non stanno guardando noi, stanno contemplando quello che noi con fatica non riusciamo ancora a comprendere, ma speriamo. Ecco qui. Quindi il passaggio che nel battistero neoniano noi troviamo è proprio questo passaggio, questo primo germe, questo primo nucleo di spiritualizzazione, se non la vogliamo chiamare ieraticità, di spiritualizzazione delle figure che si inseriscono all'interno di un portato che è il portato ancora quello classico, quello classico romano. Al centro. L'ultimo elemento è un grande medaglione, un grande clipeo, nel quale è raffigurato il battesimo di Cristo. Noi vediamo Giovanni che sta battezzando il Cristo immerso nel Giordano, al di sopra la colomba dello Spirito Santo, così come raccontano i Vangeli, e poi vediamo accanto una figura anziana sulla quale è segnato il nome del fiume Giordano. Questa è una raffigurazione di piena cultura classica, è la raffigurazione di un dio fluviale. Solo un'indicazione, voi vedrete che in questa raffigurazione sia il Cristo che San Giovanni, vabbè, San Giovanni ce l'ha sempre, hanno la barba, perché questa porzione di mosaico è stata restaurata nell'Ottocento e quindi non essendoci più questa parte che è stata ricostruita, il restauratore dell'Ottocento ha utilizzato un tipo di iconografia che è l'iconografia più recente. Vedremo invece nel battistero degli Ariani dove la figura di Cristo è raffigurata, come vi dicevo nella prima lezione, senza barba e completamente giovane. Quindi il battistero neoniano è questo straordinario scrigno nel quale noi abbiamo un progressivo innalzarsi verso il mistero di quello che è il battesimo di Cristo. In qualche modo il fatto storico che troviamo nel clipeo centrale, in qualche modo scende a pioggia sugli apostoli che portano le corone verso quel Cristo che è stato riconosciuto come figlio di Dio nel battesimo. E poi pian piano arriva fino a coloro che sono battezzati in quell'edificio. Quindi è un programma iconografico molto interessante, è un programma iconografico molto studiato, molto pensato.
Andando avanti nel nostro discorso, possiamo dire allora che a dedicarsi a rendere una vera capitale, Ravenna, se non è Onorio, è chi gli succede. Suo successore era il giovane Valentiniano III, diventato imperatore giovanissimo, ma che ebbe una madre straordinaria in Galla Placidia, la quale fu reggente dell'impero e che in qualche modo imposta quelli che sono alcuni edifici di grande importanza in Ravenna. Del tempo di Galla Placidia noi abbiamo ancora la chiesa di San Giovanni Evangelista, una chiesa a pianta basilicale come tutte le basiliche di Ravenna e che doveva essere straordinariamente decorata. Purtroppo di questi mosaici non si è salvato praticamente nulla e quindi noi non possiamo dire nulla su quello che doveva essere il grande impianto decorativo di questa chiesa. Al contrario, ben conservato e di straordinaria qualità è quello che passa sotto il nome del mausoleo di Galla Placidia. E questo mausoleo di Galla Placidia è cosiddetto perché a tutti gli effetti pare che non sia il luogo dove fu sepolta Galla Placidia perché le fonti storiche dicono che venne a morire e venne sepolta a Roma, ma piuttosto abbia preso questo tipo tradizionale di denominazione per il fatto che così fu costruito nell'epoca nella quale Galla Placidia stava costruendo alcuni dei monumenti più importanti di Ravenna. A tutti gli effetti, gli studi ritengono che questo piccolo edificio con pianta a croce latina fosse un sacello dedicato a San Lorenzo e che appartenesse al grande complesso della Basilica di Santa Croce, oggi distrutta. Il mausoleo, chiamiamolo ancora Mausoleo di Galla Placidia, è a tutti gli effetti un capolavoro assoluto. Anche nella perfezione della sua decorazione. L'interno è molto, molto ridotto e si presenta decorato con delle lastre di marmo nella parte inferiore e invece ha le volte e le lunette del complesso tutte ricoperte di mosaici. Cerchiamo di riuscire a capire qual è il piano iconografico di questo mausoleo. Allora, il mausoleo, come vi dicevo, è a pianta a croce latina, quindi con uno dei bracci più lungo degli altri. Sopra alla porta di ingresso noi troviamo una delle più famose, delle più celebri raffigurazioni dei mosaici di Ravenna, che è quella del Buon Pastore. È raffigurato questo Cristo con tunica decorata, con un grande nimbo che si tiene alla croce. Attorno a lui sono raffigurate delle pecore. Il tutto all'interno di un ambiente, potremmo dire, bucolico. Anche qui è una grande attenzione al dato, possiamo dire, di realtà. E quindi il buon pastore è in questo caso colui che non raffigura semplicemente l'episodio di cui parla Gesù nel Vangelo, quanto piuttosto colui che porta, il pastore che porta e che indica la strada alle sue pecore perché è colui che è passato attraverso la morte. Infatti, come vi ho detto, tiene in mano questa croce d'oro e si aggrappa a questa croce. In più è raffigurato, come già vi dicevo, giovane, quindi è un Cristo apollineo, un Cristo che non muore mai. Quindi è in qualche modo la raffigurazione del Cristo risorto, quindi del Cristo in gloria, che indica la strada. A chi indica la strada questo Cristo risorto?
la indica a colui che ha di fronte, perché di fronte, nella lunetta, alla fine dell'altro braccio, noi troviamo la raffigurazione di San Lorenzo. San Lorenzo, martire, che secondo la tradizione venne martirizzato su una graticola sotto la quale era stato messo del fuoco. San Lorenzo viene raffigurato in questa lunetta mentre si avvia quasi saltellando verso la grande graticola che si trova al centro della lunetta e tiene su una spalla la croce e nell'altra mano tiene il libro, cioè il libro del Vangelo. Questo tema, no? È tipicamente cristiano e si trova a riecheggiare all'interno di tantissime, di tantissimi brani del Vangelo. Infatti Gesù dice: chi non prende la sua croce non mi segue, non è degno di me. È tutta una serie di elementi che servono a far comprendere qual è il senso del martirio. Il senso del martirio non è quello di venire uccisi, quanto il fatto di riuscire a seguire qualcuno, essendo di questo qualcuno testimone fino alla fine della vita, fino alla morte. E quindi Lorenzo è colui che è capace di seguire quel pastore che si vede nell'altra lunetta. È capace di seguire quel pastore e di andare fino alla fine. Lo può fare perché tiene la croce sulla spalla, ma tiene in mano anche il libro, cioè che è il libro dei Vangeli, il libro della strada da seguire. Questo viene esplicitato in maniera ancora più forte, in un'altra raffigurazione che si trova dalla parte opposta della lunetta. Quindi troviamo San Lorenzo da una parte e dall'altra, troviamo invece uno stipo di forme classiche. Aperto nel quale sono raffigurati i quattro Vangeli. In qualche modo questo stipo serve a far capire qual è il cammino che sta seguendo Lorenzo. E questa preziosità dello stipo, in qualche modo, è l'immagine di quello scrigno nel quale sono tenuti i Vangeli, che è il cuore di Lorenzo. E perciò, in qualche modo, tutta la raffigurazione di questa lunetta serve a far comprendere quello che è il senso dell'andare di Lorenzo. Lorenzo sta andando non verso la graticola, ma sta andando verso quella strada che gli è stata indicata dal suo pastore, da quel Cristo che è già in gloria. Queste due lunette sono collegate da una volta a pieno centro, tutta decorata su fondo blu con dei disegni geometrici che in qualche modo vogliono riprendere, ma in maniera molto fantasiosa, un cielo stellato. Quindi abbiamo questa grande distesa di segni geometrici che vanno a decorare questo blu intenso dello sfondo e che correlano e mettono in rapporto il Cristo con San Lorenzo. I due altri bracci, quelli del braccio trasversale, invece, sono decorati in maniera sempre straordinaria, ma in senso simbolico. Perché? Perché le due lunette non sono due lunette che raffigurano personaggi. Raffigurano al contrario, in un grande intrico di girali da acanto, dai quali però escono non fiori e frutti da acanto, quanto invece foglie e frutti della vite. Sono chiaramente l'immagine della grande vigna di Dio e del sacrificio di Gesù Cristo. E ci sono all'interno di questo intrico di grandi girali d'acanto, sono raffigurati accoppiati due cervi che si abbeverano a una fonte. Questo è chiaramente un richiamo al Salmo che dice: come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. E
Al di sopra, invece, nell'intradosso dell'arco, noi troviamo altri girali d'acanto che nascono da un cartoccio e che completano in qualche modo la decorazione. Al di sopra di questa decorazione del primo livello, noi abbiamo un rialzo che porta alla cupola, perché al centro, all'incrocio dei bracci, noi abbiamo una cupola, una sopraelevazione che viene riempita, questa sopraelevazione, di quello che potremmo chiamare un rudimentale tamburo quadrato, è riempita con le figure di apostoli abbinati, sono copie di apostoli che si trovano in ciascuna di queste, sì, sono ancora a forma di lunetta un poco allungata. E poi troviamo al centro di questa di queste lunette delle bellissime raffigurazioni di colombe che si dissetano in un vaso d'acqua e che sono ancora una volta l'immagine di questo dissetarsi alla fonte di Dio. Al di sopra troviamo infine la cupola. È una cupola straordinaria perché tutta la decorazione, sempre su fondo blu, è giocata su un grande cielo stellato. Al centro di questo cielo stellato noi troviamo una croce d'oro dalla quale promana tutta la luce e che va a dare ancora più splendore a questo bellissimo cielo stellato, tutto molto, molto geometrico, che va a finire nei pennacchi in quattro figure. Ecco, queste quattro figure sono molto interessanti. Noi le conosciamo più recentemente come i simboli dei quattro evangelisti. In verità, questi quattro esseri, sono chiamati il tetramorfo, sono desunti dalla letteratura biblica, cioè dal libro di Ezechiele, dove al primo capitolo viene raccontato come nella sua visione il profeta vede il trono di Dio che è un carro e che questo trono di Dio portato da quattro ruote che hanno quattro immagini, quattro figure. E questa immagine viene ripresa dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni al capitolo 4, nel quale anche Giovanni parla di questi quattro esseri viventi. Lui dice sono quattro esseri viventi pieni di occhi dentro e fuori. Questi quattro esseri viventi fondamentalmente hanno una caratteristica che è quella di essere degli esseri viventi alati, ma questo anche perché il trono di Dio, chiaramente, che riprendeva i troni mobili dell'antichità persiana, non è un trono che si muove sulla terra, ma si muove nel cielo. E quindi, dovendosi muovere nel cielo, questi esseri viventi hanno le ali. E questi quattro esseri viventi, penso li conosciate, sono nell'ordine l'uomo alato, il leone, il bue e l'aquila. Questi quattro esseri, che sono conosciuti appunto come il tetramorfo, sono poi stati associati ai quattro evangelisti. Quindi noi abbiamo l'uomo alato, che è l'angelo, diciamo così, che è il simbolo di Matteo, il leone, che è il simbolo di Marco, il bue, che è il simbolo di Luca, e l'aquila, il simbolo di Giovanni. E noi quindi abbiamo qui raffigurato più che i simboli dei quattro evangelisti, ma anche già i simboli dei quattro evangelisti, un grande complesso di teologico, potremmo dire così, perché fondamentalmente in questo luogo noi abbiamo il punto di completo contatto tra la parte inferiore e la parte superiore di questo piccolo sacello. Perché la cupola è sempre stata interpretata in senso antico come l'immagine del cielo, che è il trono di Dio. Ancora una volta, la croce è il luogo della gloria e quindi al centro del cielo sta il trono di Dio, che non viene raffigurato, come vi dicevo, ma viene messo in simbolo nella croce di colui che ha la gloria. Questa gloria, che è al centro del cielo, scende verso la terra, che la terra
in antico era considerata quadrata, il quadrato è il segno della terra, e che riesce a creare contatto tra il cielo e la terra è proprio il tetramorfo. Perché? Se il cielo è il trono di Dio, il tetramorfo, cioè i quattro esseri, sono le ruote. E queste ruote però vengono reinterpretate come il posto nel quale il trono di Dio riesce a agganciarsi sulla terra. E quindi i quattro evangelisti, che diventano in qualche modo il punto di passaggio, il punto di collegamento tra il tetramorfo e il Vangelo, i quattro evangelisti sono coloro che portano la gloria di Dio sulla terra, la scrivono. Ad essere deputati a parlare e a dire questo Vangelo sono gli apostoli, infatti noi li troviamo nelle quattro lunette. E queste quattro lunette hanno la caratteristica di essere il luogo dove si trovano i testimoni e anche ci dicono quello che è il senso di questo Vangelo. È il luogo dove ci si può abbeverare. Tu ti abbeveri a quest'acqua per riuscire a comprendere la gloria di colui che ti sta sopra. Ma la gloria di colui che ti sta sopra viene espressa come? Viene espressa nella parte più bassa, ovvero attraverso quel Cristo che è la gloria, la croce identica, quel Cristo che è la gloria, che viene seguito da Lorenzo, da Santo. Ecco, tutto questo si compie attraverso i frutti, che sono i frutti che abbiamo visto nelle lunette secondarie, il frutto della vite, che è il sangue di Cristo, al quale si abbevera non più il cervo o la cerva del Salmo, ma si abbevera il cristiano, che è capace di imparare a seguire come Lorenzo la strada di Cristo. Capite che in poco è tutto, secondo un criterio praticamente simbolico, tutto si compie secondo un criterio straordinario. Tra l'altro questi affreschi, scusate, tra l'altro questi mosaici sono tra i più belli che si trovino a Ravenna. Ancora una volta sono su fondo blu, accolgono come vi dicevo per il Buon Pastore, accolgono degli elementi naturalistici straordinari, ma hanno già anche elementi che sono del tutto stilizzati, come una bellissima cornice che è tutta a elementi geometrici. Allora, siamo in un momento nel quale quel linguaggio che vi dicevo essere il linguaggio della cultura classica viene a trovarsi in stretto rapporto con la cultura bizantina. Non a caso Galla Placidia aveva rapporti molto stretti con Costantinopoli e quindi anche la cultura di Costantinopoli nel periodo di Galla Placidia viene ad essere e a diventare uno degli elementi portanti. Cioè abbiamo questa commistione tra il passato e il presente dell'arte che in questo mausoleo, se lo vogliamo chiamare ancora così, in questo mausoleo comincia ad avere dei punti di connessione molto forti. Purtroppo la perdita delle decorazioni degli altri edifici realizzati al tempo di Galla Placidia non ci permette di capire quale fosse l'evoluzione, ma gli studiosi, particolarmente negli ultimi studi, parlano di una fortissima connessione tra le decorazioni bizantine e l'evoluzione della cultura bizantina con questa di Galla Placidia, che dice come la cultura figurativa a Ravenna fosse aggiornatissima e fosse del tutto orientata verso quelli che erano i nuovi modi di interpretare e di leggere il fenomeno dell'arte.